Ciao a tutti, vediamo in questo video gaslighting, tipi, frasi e fasi di gaslighting. Non innamorarti di chi usa queste tecniche di gaslighting. Allora, il gaslighting nasce dal nome gaslighting, luce e gas, diciamo così, nasce da una commedia, diciamo, degli anni 40 in cui un uomo cambiava, diciamo, voleva far credere alla moglie di essere pazza e quindi, che ne so, le lasciava di notte, apriva il gas, accendeva o spegneva le luci, spostava oggetti, in modo tale che la moglie non trovava più le cose, si trovava col gas aperto. E lui diceva: ma guarda che era chiuso, l'avrei aperto tu e ti sarei dimenticata. Ma non so, insomma, la faceva impazzire, no? Spostava le cose, lei perdeva le cose, non le trovava, insomma, si sentiva da un certo punto di vista, come possiamo dire, bloccata, no? Da questi, non sapeva più cosa fare, come fare, non sapeva più cosa pensare. E allora, questa tipologia, diciamo così, di attività la usano spesso i manipolatori, i narcisisti, le persone che vogliono rovinarti la vita. Quindi gaslighting è questo modo di fare, no? Nel farti passare per pazzo. Ovviamente il gaslighting ha delle fasi, ci sono dei tipi di gaslighting, ci sono delle frasi di gaslighting. Allora, intanto lo usano i narcisisti o i manipolatori perché? Perché se riescono a minare la tua sicurezza mentale, a farti dubitare di te stesso, beh, loro avranno poi gioco facile, no? Ti dico: vabbè, ma tu sei stressata, ma tu sei depressa, ma tu c'è qua, ma tu c'è là, c'è questo principio di Alzheimer, guarda che le cose non stanno così, sono come dico io. E quindi tu ti affiderai a loro, perché non ritenendo te, come dire, quasi non più in grado di intendere e di volere, ti affiderai a loro e quindi, come dire, capiterai in buone mani. E i narcisisti o i manipolatori avranno il controllo su di te, avranno il controllo sulla tua vita. Ti terranno in stati, diciamo, in cui governeranno praticamente quello che è il tuo modo di essere, quello che è il tuo modo di fare. Saranno, diciamo, i detrattori, i detentori della tua anima, i detentori delle tue scelte. Quindi delegherai a loro fondamentalmente il tuo libero arbitrio. Non avrai più libero arbitrio, ma è come se avessi un tutore, no? Come se avessi, è come uno che non è capace di intendere e volere, gli mettono il tutore prende le decisioni al suo posto. Il tutore dovrebbe farlo nel suo interesse, poi questo è tutto da dimostrare, ma loro invece non lo fanno nel tuo interesse, lo fanno nel loro interesse. E quindi, di chi usa queste tattiche di gaslighting, non devi innamorarti, perché la chiave sta proprio lì, nel fatto che tu ti innamori, anzi tu li giudichi affidabili, quindi mandali a fanculo rapidamente quando ci sono persone che utilizzano questi comportamenti nei tuoi confronti. I tipi di gaslighting sono, come dire, più o meno pesanti, ma il principio è sempre lo stesso, quello piano piano di minare la fiducia, il self-confidence, la fiducia che hai in te stesso. E quindi le fasi sono fasi, diciamo, crescenti, no? Perché partono da insinuare qualche cosa a diventare poi totalizzanti, no? Non capisci niente, sono solo io. E ci sono delle frasi che spesso utilizzano. All'inizio, ad esempio, ti dicono: no, ma guarda, è meglio che decido io perché tu sei troppo sensibile per prendere queste decisioni. Che quasi quasi sembra un qualcosa di, come dire, ti dice sei troppo sensibile, quasi quasi ti fa un complimento, ma in realtà lo utilizzi intanto per etichettarti, perché se ti dice sei troppo sensibile, tu ti sentirai sensibile, e poi per, diciamo, prendere la decisione al tuo posto, no? Tu sei troppo sensibile e quindi faccio io, ci penso io, sono io che decido. Perché tu sei troppo sensibile, non puoi prendere queste decisioni. Un'altra frase tipica è questa: io non ho mai detto questa cosa, io non l'ho mai detto, ma ti sbagli, guarda che io non ho assolutamente mai detto questo. Iniziano a negare
il fatto di aver detto delle cose, oppure no, tu hai detto questo, anche se tu non l'hai detto, oppure tu non hai mai detto questo, insomma, iniziano a negare quello che tu affermi o ad affermare quello che tu neghi, fondamentalmente. E utilizzano piano piano anche delle scimmie volanti, cioè spesso i narcisisti hanno delle, anche sul lavoro, delle, tra virgolette, delle scimmie volanti, degli schiavi, tra virgolette, che insomma, delle persone che li appoggiano, e chiedi a Tizio, chiedi a Caio, e Tizio e Caio diranno sì, ha ragione lui, guarda che tu non hai mai detto questa cosa, poi guarda che tu hai detto questa cosa, oppure guarda che tu non hai mai fatto questo, poi guarda che tu l'hai fatto. Insomma, è questa cosa qua. Quindi questo ti inizia a minare. Poi utilizzano una comunicazione, diciamo, come possiamo dire, creando dei doppi legami, cioè ti mandano dei messaggi, invertiti, cioè due messaggi contrari. A livello logico dicono una cosa, a livello analogico ne dicono un'altra. E questo ti manda in palla, dipende tutto ovviamente dal fatto che tu stai in una posizione ortostatica, che sei coinvolta, perché il vero problema è il coinvolgimento. Se non ci fosse coinvolgimento, non ci sarebbe problema. Ad esempio, frasi del tipo: "Non sono arrabbiato!" È ovvio che, come dire, tu manifesti la rabbia cioè, e ti dice però che non sono arrabbiato, no? Sei chiaramente arrabbiato, ma ti dice che non lo è, e quindi tu entri in uno stato di, come dire, di blocco, no? Non riesci più a capire dove stanno le cose, come stanno le cose, oppure è tutta colpa tua, continui a sbagliare, continui a fare tutto questo, oppure ti dico, guarda, io non è che non ti ho detto, io... Tu non potevi accettare la verità, no? Quando tu gli dici, ma tu mi hai mentito in questo qua perché hai le prove, non potevi mica accettare la verità, tu, io l'ho fatto per il tuo bene, tu sei una persona anche qua troppo sensibile, troppo qua, troppo là, e quindi, ti prendono in giro anche da questo punto di vista. O poi ti rendono, come dire, no, guarda, decido io perché tu non sei in grado, no? Ti squalificano. Oppure ti disestimano, appunto, ti insultano, sei infantile. Se ti fanno delle cose gravi e tu te la prendi, dico, vabbè, ma io scherzo, vedi come sei. Sei subito lì, sei subito permaloso, permalosa, non ti si può dire niente, ma qua, ma là, allora io me ne devo andare. Oppure ti riempiono di corna, tu dici qualcosa, vabbè, ma sei geloso, è proprio qua. Ecco, quindi questo sono tutte frasi, no? Che piano piano vanno a minare la fiducia che tu hai in te stesso. Altre frasi ti dicono, vabbè, ma tu non hai mai detto questo, se mi amassi davvero faresti questo, faresti quest'altro. Ecco, queste sono tutte frasi di chi fa gaslighting. Quindi quando noti che una persona usa queste frasi, mandala a fanculo rapidamente quando cerca di squalificarti, mandala a fanculo in seduta stante, non prenderla neanche in considerazione, levatelo dalle palle automaticamente. Bene, comunque, detto questo, iscriviti al canale, condividi questo video con i tuoi amici, metti un like, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco ufficiale su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, e ovviamente abbonati al canale, fai una donazione al canale, è dando che si riceve, diceva San Francesco.